Ragazzi, eccoci di nuovo qua. Vi voglio raccontare una storia. E per aiutarmi in questa storia ho portato una lanterna. Queste lanterne si trovano facilmente nelle nostre case. Voi sapete come funzionano. Si apre lo sportellino dentro, c'è un lumino, lo accendiamo e chiudiamo lo sportello e la possiamo su un mobile, su una finestra in casa e nella stanza in cui la mettiamo fa luce, anche se poca ma fa luce. La storia di oggi vede come protagonista una lanterna e un minatore. Voi sapete i minatori sono quelle persone che per lavoro entrano dentro la terra e scavano delle gallerie per ricavare in questo caso, il personaggio della nostra storia scendeva nelle gallerie, nelle, nella terra per cercare del sale. Quest'uomo aveva due strumenti di lavoro: una lanterna e un piccone che gli serviva per rompere il muro. Aveva finito la sua giornata di lavoro, doveva tornare in superficie. Ma un movimento brusco gli fa cadere la lanterna a terra che si rompe. Improvvisamente quest'uomo è al buio assoluto. La prima reazione del minatore è quella di sollievo. Ah, finalmente. Questa lanterna era diventata proprio un ingombro, un peso, dovevo sempre tenerla con me, dovevo sempre tenerla in mano, averne cura, e non dovevo mai far spegnere la, la fiamma, e se lavoravo la dovevo appoggiare in un posto sicuro, e dovevo sempre tenerla sott'occhio, e non potevo lasciarla mai, era diventato proprio un peso. Poi io d'altronde qua dentro ci lavoro da una vita e conosco tutti questi vicoletti come le mie tasche. Riuscirò a muovermi e ad uscire da questa galleria anche senza lanterna, anche al buio. E incominciò la sua uscita. Fece un passo. Oh, c'è una parete. Non mi ricordavo che ci fosse questa parete qui. Beh, mi sarò distratto. Va da un'altra parte oh, e c'è un'altra parete. Oh, c'è la roccia qui. Com'è? Non mi torna qualche cosa. Beh, cercherò di fare più attenzione. Comincia a mettere avanti un piede, poi un altro e sente con il piede che è arrivato al limite, al limite di una pozzanghera grande, di una piscina di acqua sporca. Oh, devo fare attenzione perché se perdo l'equilibrio rischio di cadere e, essendo al buio, potrei anche annegare. No, no. Piano piano devo tornare indietro. Forse è meglio che mi metta carponi perché riesco a, muov riesco a muovermi meglio con le mani. E questo minatore si mette in ginocchio e va avanti, va avanti. Ma andando avanti e appoggiandosi sulle mani, si graffia una mano, si taglia un ginocchio perché le, le pietre che trovava a terra erano ehm, taglienti. E si rende conto che il muoversi e uscire da quella galleria comincia a diventare un vero problema. E come faccio ora? Forse avevo veramente bisogno della mia lanterna, quella lanterna di cui io ho detto che potevo fare a meno. Forse senza di lei io non posso uscire di qua. E a malincuore questa persona si trova a dover fermarsi e a gridare con tutta la voce che aveva dentro «Aiuto! Aiuto! Sono qua giù! Venitemi a prendere!» Tutta la sua presunzione di poter fare da solo, senza lanterna, svanisce e capisce che deve dipendere da qualcuno che lo va ad aiutare. La lanterna di questo minatore mi fa venire in mente che noi siamo dei cristiani, crediamo in Cristo e anche noi abbiamo bisogno di una lanterna che faccia luce nel nostro percorso. Anche perché nella Bibbia, nel Salmo 119, c'è un versetto che lo dice chiaramente. Questo versetto dice, la tua parola, cioè la Bibbia, la parola di Dio, è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Cosa vuol dire? Noi la nostra vita non è camminare in una galleria buia, ma nella nostra vita incontriamo delle difficoltà, dei pericoli e solo la Bibbia e uno studio e una lettura regolare della Bibbia ci può aiutare a vedere i pericoli e a evitarli, a vedere le difficoltà e a superarle. Quindi la nostra guida, la nostra lampada, cari ragazzi, deve essere la Bibbia. Dobbiamo imparare ad avere confidenza con la Bibbia, a leggerla ogni giorno e a scoprire là dentro tutte quelle cose che ci possono servire per fare luce sul nostro percorso. Allora ragazzi, quando vedremo d'ora in poi una lampada, ricordiamoci del minatore che voleva fare senza lampada, ma non è arrivato da nessuna parte. Noi, senza la lampada, la parola di Dio, non andremo da nessuna parte e incontreremo tanti pericoli, tanti rischi, tante difficoltà e ci faremo male. Ma con questa lampada riusciremo a finire la nostra strada salvi e protetti. Che il Signore vi benedica. Arrivederci.